Benvenuti ragazzi, ancora una volta sul mio canale Fresh Fight. Oggi stiamo per affrontare l'ultimo DLC, ovvero il calice di Ill, d'origine di Ill sinistro. Quindi ragazzi, non lo affronteremo, però purtroppo non lo affronteremo online, quindi non ci sarà quindi la Ptumeriana folle che ci creerà, diciamo, quel cerchio intorno in cui tipo quel teletrasporto e che ci teletrasporterà praticamente all'inizio praticamente della lanterna. Diciamo della porta in cui c'è la boss fight. Diciamo un cerchio per accorciarci un po' il viaggio. Purtroppo non, questo sarà forse l'unico calice sinistro che non faccio online. Anche perché non sono collegato al Plus in questo periodo. E quindi, anche perché per le dovute offerte, diciamo, per i giochi che diciamo hanno messo, diciamo, poi non ho avuto nemmeno cioè non mi è servito tanto l'online, quindi ho preferito praticamente giocarlo offline, cioè restare offline per un bel po'. Allora, praticamente mi vedete con questo vestito un po' stranetto. Sembra un vestito praticamente di un folle che, infatti, vedete, è tutto sporco di sangue. Sembra, infatti, è il vestito del macellaio che si è trovato nel DLC. Ovviamente non vi ho mostrato come si trova, ma è molto semplice da trovare. Vabbè, in effetti diciamo ho cambiato un po' lo stile del personaggio, giusto per diciamo per avere un'estetica un po' diversa. Per quanto riguarda tutto quello che ho trovato nel DLC, praticamente lo leggeremo insieme e cercheremo di praticamente di cercare di capire qualcosa per quanto riguarda il DLC, ma in realtà non ho sul DLC, infatti, come state vedendo, non sto trasmettendo nessun video, anche perché non l'ho mai fatto, quindi non conosco nulla. E quindi credo che forse più in là ci sarà praticamente, quando un po' il DLC l'avrò studiato un bel po', credo che ci sarà anche un bel po' di collegamento con la lore stessa. Per adesso preferisco soltanto giocarlo, esplorarlo e condividere con voi i video, praticamente le trasmissioni che faccio praticamente attraverso il DLC, senza opportuni commenti, perché altrimenti sparerei un sacco di stronzate. E credo che c'è veramente troppo, anzi c'è veramente tanto nel DLC, c'è veramente un bel po'. Quindi credo che, a parte tante armi praticamente, c'è un sacco di roba. Allora, praticamente il calice dell'origine di Ill l'abbiamo già completato. Quello del, praticamente, non possiamo mettere la campana a sinistra. Qua ci si dice di metterla attraverso la foschia arcana. Vabbè, eseguiamo il rituale. Molto probabilmente non ci sarà la Ptumeriana folle e quindi non ci romperà le palle. Quindi entriamo subito su questo labirinto e vediamo un po'. Non è contaminato, quindi non ci dimezza nessuna, niente praticamente, non ci dimezza niente. I nostri parametri credo che sono abbastanza alti per distruggere praticamente, cioè nel senso per completare questo calice al meglio delle possibilità. E quindi ragazzi, partiamo subito. Allora, vediamo un po', non c'è la porta esterna, ok, apriamola subito. Perfetto. Vediamo un po'
nell'ultimo calice come si comporta. Sto utilizzando la mannaia, anche perché da un po' che non la utilizzo. Attenzione, attenzione, lì ci sono i messaggeri. Sei bello tosto, vediamo un po' che cosa ci offre. Ah, fiale del sangue ovviamente raddoppiatissime, anche proiettili. Ma c'è forse qualche calice? No, assolutamente no. Però lascia sempre queste armi praticamente, che noi abbiamo già comprato. Anzi, ecco qui. Queste armi qui sono praticamente le armi del DLC, porco di quel cane. E cazzo. Speriamo che non... che... ecco. Ah, speriamo che quello rompicoglioni non si avvicinasse. Praticamente, queste armi, vi stavo dicendo, tutte queste armi le ho praticamente trovate tutte nel DLC. Quindi ne parleremo, ovviamente le potenzierò e le proverò insieme a voi quando ci sarà la possibilità, ovviamente. E praticamente io le acquisto, perché alla fine io ho la versione normale di queste armi. Non ho quella né misteriosa né smarrita. Perfetto. Abbiamo speso un bel po' di echi per ottenere queste armi. Costavano un bel po', eh. Ancora queste schifezze. Non ho mai capito questo mob perché si comporta in questo modo, cioè perché continua a fare praticamente quel movimento con la campana. Perché in realtà non ci fa un cazzo quando fa così praticamente. Quindi allora, qui abbiamo una scala, mentre da lì non c'era praticamente niente. Ecco qui che ci aspetta una mob. E portacci tu. Ok. Perfetto. Qui sotto c'è qualche trappola, ma... non credo ci sia nulla. Niente trappole, attenzione. Perfetto, possiamo procedere. Ecco qui il tesoro. Non ci fa niente ovviamente ragazzi, perché siamo
troppo più forte di lui, cazzo. Vuole fare un riposter. Vediamo se riesco di qui. Continuiamo a trovare gemme comunque, quindi anche se il calice è praticamente semplificato al nostro livello, praticamente credo che troveremo qualcosa di interessante. Infatti ancora un'altra gemma. Ok ragazzi, con questo video ci lasciamo. Anzi, prima vediamo questo drop che ho dimenticato. Quindi ragazzi, con questo video ci lasciamo, ci vediamo alla prossima con l'apertura della leva.